A tutti e benvenuti sul mio canale. E come avete capito dal titolo, sono ritornata, se non erro dopo una settimana, mi pare, o anche no, non lo so, perché è da lunedì che non faccio più video su YouTube e perché sono stata male. E quindi ho messo come titolo sono ritornata, vabbè, pare che sono mancata un anno, 4-5 mesi, però. Comunque voi sapete che io tanto faccio video tutti i giorni, tutte le mattine, tanto che non faccio niente, faccio video. E quindi credo anche che vi è parso strano col fatto che dice strano, non carica più manco un video, no? Siccome è passata una settimana ormai, oggi è sabato, e adesso questo video non so se ce la faccio a caricarlo proprio oggi che è sabato, lo vedrete lunedì o martedì, non lo so. Credo che io dovrei fare il tempo oggi, dopo vedo. E stavo dicendo sì, che sono stata male, che lunedì praticamente... E sicuro avevo preso una corrente d'aria fredda, ghiacciata, non lo so. Che lunedì praticamente ho cominciato ad avere il raffreddore e anche un po' il mal di gola. Manca di non sto proprio al massimo comunque. E lunedì, infatti, poi dovevo andare pure in palestra. Infatti, non ci sono andata apposta perché. Ci sono andata apposta perché dico: c'ho il raffreddore, c'ho mal di gola, no. Infatti, tutta questa settimana la palestra non l'ho fatta. Che poi l'ultimo mese, questo è maggio, che faccio? Perché c'è anche a giugno il corso, dopo finisce il corso ovviamente, dopo però che ci vuole andare a fare sala pesi, fa sala pesi, perché io con la pressione bassa e in più per il caldo e tutto quanto che ne risento tanto, c'è caso che mi svengo pure. Dato che un'ora di palestra sta lì a smuovere, a fare sudi, che già lo sento da maggio, che comunque ragazzi fa un caldo boia proprio, io sto sudando, a parte da me sono mossa che ho portato mio figlio a scuola, ho fatto uscire il cane e mi sono messa adesso che fa il video. E fa proprio caldo, cioè, che poi ha iniziato sto caldo gli ultimi d'aprile, se non erro, le ultime 2 settimane d'aprile, mi pare, ma un caldo bestiale, ragazzi, veramente, cioè, pare estate, frate, cioè, io so, estiva proprio, un caldo boia, vabbè. E quindi, ritornando al discorso di prima, e niente, così, mi ha preso sto raffreddore e sto mal di gola. Da martedì in poi un mal di gola atroce, poi un mal di gola, una roba insopportabile, e raffreddore che proprio stavo morendo. E poi la sera c'avevo i brividi, ho misurato la febbre, sempre 37 c'avevo. 37 mercoledì, 37 poi non so, 37,1 giovedì, 37,3 venerdì, cioè per dirvi, no? Aumentava quel gradino, no? Insomma, sempre sulla media del 37, ma non era proprio febbre, era febbre quella del raffreddore, mal di gola. Scusate, faccio fatica a parlare che ancora ho mal di gola un po', non forte come all'inizio, però ce l'ho e ancora c'ho raffreddore, quindi scusatemi, però la febbre, sta febbre qui no, non ce l'ho più, sta febbre che la sera sentivo freddo, da qua e da là, quindi la febbre pare che è passata, è andata via. E niente, quindi sono mancata per questo, perché tra mal di gola e raffreddore non ce la facevo parlare, o discorre, dico che video farò, non gliela fo. Anche se volevo fare per esempio un video tag, come faccio? Stavo lì così. Cioè proprio incoerita, già ci sto adesso un po', perché poi la mattina me lo sempre riprende, poi durante la mattinata se passa eccetera mi riprendo un po' sempre meglio. Però comunque oggi su a casa di Roberto ci vado lo stesso, che alla fine mi è rimasto solo un po' di mal di gola e raffreddore, sperando che mi passa che non gliela fo più. Sono sempre soffiata il naso in continuazione. E quindi niente, vi volevo dire solo questo, che praticamente, ecco, sono mancata sta settimana per questo motivo qua, perché sono stata male, insomma, e anche adesso non sono in formissima, però credo che da lunedì ricomincerò a fare i video regolari, sperando. Che poi sta settimana, dato che sono stata male, ho fatto un video in diretta su Instagram. Adesso vabbè non c'è più, anche se l'avevo salvato perché dura 24 ore un video lì su Instagram in diretta, no? Dopo che lo pubblichi, se lo vuoi pubblicare. E ecco, ho fatto una nell'arte delle roselline. E più siccome ho fatto le mani, ho fatto vedere come, cioè, come applicavo lo smalto qua, insomma, vabbè, il gel colorato. Infatti ho fatto le unghie. Allora, ve lo dico adesso, non ci fate caso che praticamente finché non mi cresce le unghie mie lunghe, io non mi do mai pace, mi faccio la ricostruzione, poi la levo, poi mi faccio la copertura, la levo, mi faccio il semipermanente, la levo. Però ho deciso adesso, ho fatto la ricostruzione con cartina. Prima l'avevo fatta e che ce l'avevo. Questo è un video un po' chiacchiereccio comunque. L'ho fatta e che avevo fatta ballerina, sempre la lunghezza come questa, più o meno, leggermente un po' più lunghe era.
che poi credo che per chi l'ha vista le foto su Instagram, su Facebook. Poi pare che anche te il video l'avete visto, boh. E avevo fatto il French e soltanto queste due le avevo fatte a monocolore, che avevo fatto il colore Meraviglia di Passione Unghie, che dovrebbe essere un bel fluo. E poi il bobo fragola sopra. Scusate se ho capito le parole, ma le storpio un po' con raffreddore. E niente, dopo dico, siccome ho pettato bene la ballerina, sì, mi sta bene. Così, così, la quadrata mi sta male a me. Che poi ho le mani bruttissime, io guardate, cioè le mie mani che sono proprio brutte. Lasciate perdere le unghie perché vedete la mandorla, infatti a me mi sta bene la mandorla perché me le allunga di più, io ce l'ho media come lunghezza, non ce l'ho né piccole né lunghe, e i diti, però la mandorla vedete mi sta meglio perché mi allunga la mano, me la fa più fisiolata, me la fa più carina. E quindi uno non si fa soffermare più di tanto la mano, se invece la faccio quadrata si vede che me ne tozza un pochino, boh, non lo so. O meno che se le faccio lunghe o quadrate, ma vedo che non mi sta bene, l'unica la mandorla, a parte sono contenta che è la mia forma preferita, dopo la Marilyn, che prima viene la Marilyn, però non la so fare. L'ho fatta con la cartina, si vede sfocato, sì, così lo vedete, e ho usato questo colore, monocolore, tutto di Passione Unghie. Ah, la struttura l'ho fatta con Milky Builder, che l'ho preso da 15 ml per provarlo, che è buono, non è male, la bombatura viene bene, non è male. Poi ho applicato questo colore qui, che è blu di Persia, di Passione Unghie, e poi ho adoperato Oceano Flash, sempre di Passione Unghie, che ero indecisa tra Oceano Flash o Cielo Flash. Ci stavano bene tutti e due, però questo mi pare che era un po' più indicato per questo colore. E niente, quindi l'ho fatto così. E adesso me le terrò così finché cerco di non levarmele, Greta. E finché vedo che la mia unghia arriva tipo qua su o anche un po' di meno, allora me le posso levare e via. E quindi per adesso così. E niente, poi un'altra cosa, io ho fatto anche una live su YouTube, però visto che non tutti l'hanno vista, quindi lo dico anche in questo video, che praticamente sono arrivata a 1000 iscritti, adesso sono arrivata a 1020 già, cioè io appena sono arrivata a 1000 iscritti, tra la settimana 1020 già. Cioè, sono contentissima un bel po', non pensavo di piacere così tanto. E in quella live ho detto che comunque vi ringraziamo con tutto il mio cuore veramente perché siete stati, lo ripeto perché della live non l'avete vista tutti, quindi lo ridico anche qua. Quindi vi ringrazio veramente tanto con tutto il mio cuore di avermi fatto raggiungere questo traguardo. Io parlo sia per i miei iscritti vecchi, nel senso di tanto tempo che sono iscritti al mio canale, e sia quelli nuovi. Vi ringrazio veramente tanto a tutti. A parte che vi voglio anche un sacco di bene, con alcune di voi pure mi sento anche in privatamente e mi piace questa cosa, anche se stiamo in città diverse, stiamo lontani, però comunque vediamo che c'è stato l'affetto reciproco a vicenda. E in più proprio siete stati comunque sempre vicini, quando per esempio sono stata per esempio ecco una settimana, che ne so, senza fare video, due, quello che era, comunque mi siete sempre, 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 sempre vicini comunque. Quindi da questo vi ringrazio. Non è che siete scomparsi, siete andati via, non mi avete guardato più, insomma, ecco i miei video. Quelle settimane che mancavo, tipo, ci siete stati sempre. Poi anche perché comunque vedo che siete proprio, io parlo sia maschi che femmine, siete proprio buoni, dolci, a parte siete anche così. E siete tutti simpatici e siete proprio brave persone. Non mi avete mai attaccato, non mi avete mai insultato, che poi non so nemmeno il motivo se uno mi avesse insultato per quale motivo. Se non fai niente all'altra persona, non credo che c'è motivo di insultarla, però comunque non mi avete mai insultato, non mi avete mai criticato. Ci stai di verbi, tu uno dice guarda questo non mi piace, no? Ci sta, voglio dire, non è che i miei video può piacere a tutti. Uno mi può dire, guarda, questo video mi è piaciuto particolarmente perché, però, finché la critica costruttiva l'accetto, però la critica con le offese no, io non ce l'ho avute mai, quindi dai miei iscritti. E quindi vi ringrazio veramente tanto. E con tutto il mio cuore, veramente, siete proprio fantastici, vi voglio un sacco di bene. E quindi vi ringrazio tanto di avermi fatto raggiungere questo traguardo di 1000 iscritti. Lo so, non so tanti, non è 1 milione di iscritti o 10 miliardi, lo so. Che uno dice, Madonna, è 1000 iscritti, vabbè, adesso ho 1020. Lo so, però voglio dire, è il primo traguardo che faccio veramente 1000 iscritti. È un bel traguardo, insomma, vuol dire che il mio canale piace, i miei video piace, che io piaccio soprattutto, che rimango, non so, simpatica, queste cose qua. E
E io non so brava a parlare, quindi scusatemi se ciaccio, ripeto le stesse cose, ma non so che altro dirvi più di ringraziarvi veramente immensamente, non so che altro dirvi. E ho avuto sì delle critiche all'inizio, dei video, le prime volte, di qualche hater sicuro, ma vabbè, non c'ho avuto più niente, sinceramente. Una solo che mi ha commentato che vabbè, l'ho cancellato il commento, che però lo potevo anche lasciare, ma non me ne frega un cacchio. Quando ho fatto la live lo sapete che quando faccio la live mi gusta fumare una sigaretta e discorrere con voi, lo sapete che io sono una fumatrice accanita, accademia una sigaretta, però non la fumo, conto te la live che può durare di più un'ora, 2 ore, mi metto a fumare una sigaretta, i tuoi video che può durare quei 10 minuti, 20, resisto, cioè non è che moro. E quando ho fatto la live, che poi la potete vedere, comunque ve l'ho detto anche qui, ringraziamenti uguale, però fate come vi pare, se volete andare a vedere, che c'è scritto grazie a tutti per i miei iscritti, per i miei iscritti, insomma. E questa sotto, una, ma come sicuro non era iscritta mia, prezzo, prezzo, invece di penso prezzo, ma fa, con la sigaretta non te se può vedere, no? O non se può vedere. Vabbè, io sono stata a commentare, l'ho eliminato il commento, lo potevo pure lasciare. Però dopo c'ho la, no, la paura, c'ho la voglia di avere la rottura dei coglioni che questa dicendomi. Questa qui dicendomi, guarda, con la sigaretta, no, non si può vedere, no? Pensavo dopo tante volte veniva un'altra sotto il commento di questa, fa infatti c'ha ragione, fa un video con le sigarette in mano, cioè, capito? A cui ho cancellato. Cioè, non è che non me ne fregava, però voglio dire, cazzo te ne frega se già sigaretta. Non posso manco ridere, che adesso ti ho dato sì, so distrutta. Cioè, dai, che cazzo vuoi, dai? Cioè, io non posso fumare una sigaretta. Ci cioè, adesso qui, ma posso fumare pure una canna, cioè, prendi, non so il tipo, a me non mi piace queste robe, manco mai provate, però, per farvi un esempio, no? A me, vuoi fumare una sigaretta, cacchio vuoi, ho capito. Posso, posso pure fumare 5-10 a raffica. La prossima volta faccio una live con le sigarette a bocca, vado. Vabbè, lasciamo perdere, che c'è, mamma mia, che esiste. Fa ridere. La sigaretta si può vedere che è la sigaretta, non è che mi sto facendo cocaina, raga, voglio dire. Cioè, boh, vabbè, fa ridere la gente, comunque. Vabbè, è che poi, ve lo ripeto, io quando faccio la live fumo la sigaretta perché so che se voi venite in contatto con me in live, io... Dura un'ora, 2 ore, perché discorri, chiacchiere fai, beh, quando parlo, discorri, mi gusta, anche quando sto con i amici fuori a fumarmi una bella sigaretta, mi gusta, così lo stesso in live, come fosse che vi ho dal vivo, di persona, davanti a me che parlavo, e invece stavate il video, no? E mi gusta fumare sigaretta, ma anche perché dura, so che la live può durare un'ora, 2 ore, 20 ore, quello che cacchio è, e invece ti video no, quindi permetti che posso fumarmi una sigaretta, dato che sono una fumatrice, grazie. Allora. Ok, risposta anche a questa. Vabbè, la metto sul ride, dai, non è. Non è che era un commento brutto, io dire. Metto su quella sigaretta, se può vedere, vabbè, ognuno così sua. Comunque, a parte questo, vi parlo di anche un'altra cosa, dato che sono arrivata, e vi ringrazio ancora tutti, ai 1000 iscritti. Ho deciso alla fine, perché tra la live ve l'ho detto che non sapevo che cacchio fa per 1000 iscritti, che io non sono portata a fare queste robe, quando devo fare la roba. O per i miei iscritti o altre persone, no? Dico, perché mi piaceva fare la roba che non ha fatto mai nessuno. Però siccome non c'ho inventiva su ste robe, fantasia non ce l'ho proprio legata, ho deciso di fare un giveaway, è sempre quello. Farò un giveaway, però non so se fare due giveaway, cioè, no, allora, scusatemi, sbagliato io. Non so se fa... Allora, io non so se fa un giveaway dove ci sono due regali, quindi un regalo lo faccio, non so, il primo, non so, per esempio, faccio due regalini, no? Il primo regalino va alla prima che mi capita, che io faccio con random, no? .org, quello che avete visto l'altra volta che ho fatto giveaway, per i 500 iscritti, mi pare. Quindi faccio due regalini, il primo regalino va al primo... Va il primo, che ne so, quello che mi capita, no? Il primo vincitore, il secondo regalino al secondo vincitore. E o se no, o ve lo fa così, se no ve lo fa un giveaway più grande, più gigante, però un vincitore solo. Poi
a Bebe piaceva di più fa questo con due regalini, perché almeno davo la possibilità, dato che sono arrivata a 1000 iscritti, di dare questi due regalini a due vincitori. Mi piaceva di più, sinceramente. Sotto a questo video fatemi sapere se vi piace di più un giveaway più grande, con più roba e vince un vincitore solo, oppure due regalini e vince però due vincitori, il primo e il secondo. Fatemi sapere un'opinione vostra. Di quello che preferite, se preferite giveaway più grandi oppure due regalini, che ci sono almeno due vincitori. Solo il giveaway più grande, il regalo più grande, dopo quello va un vincitore solo. A me sinceramente mi piaceva più due regalini, che così poteva vincere due persone, davo la possibilità invece che solo una, dato quello fatto a 500 iscritti con una persona sola ha vinto. Però sotto nei commenti volevo sapere la vostra opinione di quello che pensate, insomma, ecco. E niente, questo ve l'ho detto. Io adesso non so quando lo farò questo giveaway, ancora devo decidere cosa comprare, cosa acquistare per questo giveaway, qualcosa di carino, vediamo. E poi quando sarà farò il video del giveaway, insomma, vi faccio vedere, vi dirò le regole, vi farò vedere anche le cosine, insomma. E niente, comunque mi raccomando, sotto i commenti fatemelo sapere, eh. Se volete giveaway più grande, due regalini per due vincitori, fatemelo sapere. Niente, vi lascio qui, quello che vi ho detto ve l'ho detto. Niente, mettete un pollice su, come sempre, se volete. E niente, ci vediamo al prossimo video.